le sirene, gran belle signorine le sirene. Che poi sirene. A ben guardare nella tradizione classica, la sirena dovrebbe essere metà uccello e metà donna. Cioè, nell'Odissea la sirena sta sullo scoglio a cantare. Non sta sotto lo scoglio. Manco allo scoglio con lo spaghetto. Il problema è che nel Medioevo c'è stato questo slittamento semantico dovuto al fatto che alla Chiesa Cattolica non è che andasse troppo a genio il fatto che ci fosse una signorina poco vestita, con le ali d'angelo, che ricordava un po' troppo gli angeli. Lì i problemi di copyright sono, capì? E quindi hanno detto, sai che facciamo? La facciamo metà donna e metà pesce. Un po' così. Io non so voi, però a me, francamente, tra fottere un'anatra e fottere un tonno, preferisco 10.000 volte fottere l'anatra. Almeno l'anatra la capisco. Lo sai come fanno sesso i pesci, no? Cioè, il maschio passa, molla il seme, lo sperma, la puff. Poi la femmina sta passando, che casomai sta andando a fare la spesa, sta là per sbaglio e va incinta, ingravidata. E che palle, non c'è gusto proprio. Vieni, Uzzo. Dove sei? Dammi un bacio. Andiamo, dai. Sì, Uzzo, sì. Ah, però, Uzzo, chi se lo aspettava? Beh, effettivamente non ha tutti i torti.